Sì, pronto. Buonasera signore, la contatto dall'ufficio tecnico Luce Gas. La volevo informare che il suo numero è stato prescelto dal sistema per approfittare dello sconto di 35%. Ah, salve. Sì, la. E Sente? sconto per Sì. luce? Sì, per la Pronto. luce e il gas metano. La Sì, nuova tariffa è io devo sì. fare la tariffa. Quanto viene? Sì, è soltanto di 8 centesimi per la luce, 24 ore sul 24, incluso anche le tasse statali. Ah. Per quanto riguarda il gas metano, da 50 centesimi a metro cubo, la nuova tariffa è di 0,37. Mi pare buono. Senta, ma voi Sì. fate allaccio anche a noi? Com'è? Fate allaccio anche a noi? Io non so Sì. italiano. Ho preso adesso, non so proprio casa, è un, diciamo, un posto che era una cantina, però dobbiamo mettere gas, luce, tutto. Ah, non ce l'ha ancora? No, dobbiamo mettere, cioè c'è un vecchio contatore, però io se vuole le do il numero del contatore e lei me lo fa attaccare, noi ci attacchiamo adesso così per al vicino che non lo sa. Ma lei attualmente con quale gestore si trova? Mi pare c'è scritto Enel. Con Enel. Enel. Siamo Lo trova io, ho gentilmente? anche i bambini, tutto il caldo, così adesso è meglio. Sì. Signore, mi può trovare gentilmente una sua bolletta, se ce l'ha lì No, vicino? non ce l'ho bolletta perché qui c'era prima un'altra famiglia e noi adesso rimasti attaccati all'interruttore della famiglia precedente e per quello volevamo fare a nome nostro. Quindi ancora non ce l'ha lei. No, c'è, allora Non ce adesso l'ha. no, le spiego, adesso c'è luce, caldo, freddo, tutto, però è attaccato dalla cantina nostra alla portineria dell'appartamento, quello accanto, perché noi erano prima un locale grande. Adesso abbiamo fatto due praticamente locali, uno piccolo per noi, l'altro grande è rimasto per Moldavo. Noi adesso mettiamo solo il nostro contatore, non contatore per tutti. Come Sì, ho capito. Sì. dobbiamo fare? Per fare il contatore nuovo? No, per prendere tutta la roba che vogliamo, la luce, gas, tutto con i costi che ci ha detto lei, noi poi paghiamo. Sì, ma infatti lei dovrà avere un suo contatore con il suo nome, che le bollette gli arrivano nel nome suo. Sì, io Florin mi Lei è chiamo. proprietario. Florin. Come? Florin. Mi Ma chiamo Florin. Io come Moldavo. lei? Moldavo. Ah, sì. Però io lavoro qui il cantiere di Via Berruti, dove facciamo anche metropolitana, comunque c'ho a busta paga, c'ho anche buono pasto per mangiare in cantiere. Sì, ho E ho capito. famiglia, Signore, tutto a posto, non ruba, cioè tutto a posto. Ma per fare questa nuova tariffa che gli ho detto io, lei deve essere intestatario delle bollette, che le bollette della luce vengono nel suo nome. E facciamo, sì. Me va Sì, lo bene. facciamo? È lei l'intestatario allora delle bollette? Non lo so perché io avevo preso sto posto, abbiamo fatto a metà con questo signore qua, si chiama Ha Carmine. una bolletta lei in nome suo? Ce No, l'ha faccio dare in la nome suo? faccio dare la bolletta però. Ah, te lo fa dare. La prendo alla po nella posta, ci arriva lì le bollette, ce ne sono diverse, va bene una qualsiasi. Ci Sì, sono tante va bollette. bene. Sì, ma comunque l'intestatario delle bollette è lei. Le bollette vengono nel nome suo? Boh, io non le capisco granché. Io ho pagato, ho dato 500 euro l'ultima volta. 500 euro, ha dato un Sì. po' troppo.
Per quello lei mi ha detto 8 centesimi, io 500 euro pagato al signore quello che ci dà la luce col filo. Un attimo che gli passo il mio responsabile, magari mi chiarisce meglio la cosa, come fare. Va Va bene, bene? grazie. No. Pronto, buonasera. Buonasera. Salve signore, io sono Marco Castelli, sono il responsabile dell'ufficio. Allora, ho il piacere di parlare con il suo signore, se non mi sbaglio. Florin. Sono Florin. Fiorin, benissimo. Florin. Signor Fiorin, noi contattiamo dal servizio elettrico di Bitwin, essendo che abbiamo preceduto alcuni numeri di cellulari, per darvi l'opportunità di approfittare di Ma un questo prezzo però ridotto. non è il mio numero di cellulare, io questo l'ho trovato. Io adesso usa perché trovato funziona. Va bene. Come trovato? È trovato Scusa per per terra, era la. caduto, poi mi hanno detto tienilo fino a che Va bene. funziona. Hai trovato un cellulare per terra e risposto lei per la sua casa. E credo che è stato fortunato, potrà approfittare un sconto per l'energia elettrica e il gas un prezzo più basso. Lei per l'energia elettrica e il gas a casa, quale fornitore ha? Enel. Enel. Benissimo. Attualmente lei, signore, per l'energia elettrica, Come? Ah, ah. attualmente lei per l'energia elettrica sta pagando 12 centesimi al No, io ho kilowattora. pagato 500 euro. Ma come mai così troppo? Perché io paga la bolletta perché noi abbiamo un locale grande diviso due però che un solo contatore. Ah, quindi anche il locale funziona con il contatore della casa? Sì, ma il contatore non sta da noi, sta in casa di, no, in casa, in altra parte di locale che è grande perché è diviso come cantina grande, immagini, diviso per parte. E manda la luce di qua praticamente, e noi paghiamo nel totale, e però ovviamente io vorrei metterlo per me diretto, così pago di meno. Ok, ma una domanda, Cesarin. Lei quando paga l'energia, lo paga come una casa privata o come un'attività? No, paghiamo, diamo i soldi a chi c'ha il contatore, cioè lui dice questo mese dai 200 perché è stato acceso sempre e noi diamo 200, non c'è bolletta. Ah, ma comunque il contatore non si trova nel vostro spazio, il contatore appartiene a un'altra persona? No, è di tutti perché noi siamo collegati, però bisogna pagare la persona che appartiene. Ah, quindi lei Signor paga Carme, il una parte. signor Carmelo è il proprietario del contatore. Ok, ma lei dà i soldi che dovrà pagare per la sua parte alla Sì. persona che dovrà pagare la fattura, giusto? Sì. Lui. Quindi anche lei, anche gli altri, danno i soldi a questa persona che è il contatore e poi lui paga la fattura, giusto? Sì. Benissimo, capisco. Vabbè, allora per quanto riguarda questo caso, io non vi posso aiutare perché per darvi un sconto. Lei, come Florin, dovrà avere il contratto nel suo nome. E possiamo farlo? Se lei per la sua casa, non so dove abita lei, ma se lei per la sua casa ha nella sua Via casa il Uzzano è. contratto di. Posso dare la via Uzzano. Il contratto Uzzano. di luce e gas, ok, su questa casa il contratto di luce e gas è nel suo nome. No, è di Non so. Carmelo il signore. Ok, Però io pago a lui la mia parte. Per luce e bambini, gas e tutto. allora. Ok,
Ma lei nella sua casa, lei non ha un contratto che ce l'ha nel suo nome per l'energia? No, credo di no, arrivano delle bollette, ma sono anche di altre persone, io magari apro una, controllo. Ok, adesso, adesso vado, apro un po' di bollette, vedo. Se lei ha qualche bolletta di luce o di gas che viene con il suo codice fiscale, con il suo nome... No, quella non c'ho perché non ho ancora fatto codice fiscale. Io adesso sono con servizio di cantiere. Io lavoro al cantiere. Ok, da dove lei c'è per il... Macedonia. Macedonia, albanese? No, Macedonia, Albania è altra cosa. No, sì, capisco, ma ci sono anche gli albanesi in Macedonia. Sì, gli albanesi dappertutto, anche a cantiere. Ok, va bene, allora signore, io non la posso aiutare se lei non ha una boletta di luce. No, io dovevo infatti fare a Piazza Ostiense proprio il contratto da CEA, però poi non fatto per problema di codice fiscale. Ok. Va bene, a questo punto la ringrazio, signor Corin, vi auguro una buona serata. Grazie, allora.